Ciao belli di casa, sono Matte e benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft. Questo, gli amici miei, siamo su, come vedete, non vi dico, non siamo su una cosa specifica, ma oggi andremo a fare le Murder Mystery. Ragazzi, per chi non sapesse cosa sono le Murder Mystery, è semplice, ovvero tu hai la possibilità di diventare l'innocente, il detective e l'assassino. Vabbè, le conoscerete, quindi non serve che vi spiego perché. Noce, mi raccomando, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, la campanellina accesa, fate ting ed è fatta. E mi raccomando, supportate perché ci saranno altri nuovi video di Minecraft. Domani non perdetevi perché ci sarà un video reaction a Crime. È il continuo. Quindi, che tra l'altro siamo quasi verso la fine e poi incominceremo Crime, l'essenza di Tutankhamon. Vedremo un po' cosa ci daranno in serbo i nostri amici e direi di ciancio le bande, direi di iniziare. Ok, signore e signori, eccolo qui. Murder Mystery, ovviamente normalissimo. Perché quello che dobbiamo fare è essere normalissimi. Ovviamente abbiamo, come vedete, là in cima abbiamo la possibilità di essere il poliziotto, oppure l'innocente, oppure l'assassino. Dipende un pochettino da cosa faremo. Ovviamente io sono stra felice e voglio essere l'assassino. Ovviamente. Speriamo di esserlo, ma ovviamente lo scopriremo a inizio partita. Sono stracurioso. Siamo dentro una casa stupenda. Cioè, non mi aspettavo. Aspettavo che questa mappa. Ok, innocente, quindi sono innocente e devo sopravvivere. Quindi non devo morire perfettamente alla regola base. Ok, ho sentito qualcuno che veniva. Ma. Ok, un altro. Ok, questo assassino sta. Ma basta, sta facendo fuori un casino di persone. Esatto. Lo sceriffo è morto. Oh mio Dio, lo sceriffo è morto. Ma che quanti diamine sta uccidendo? Cioè, ne sono 8 rimasti. Cioè, ma cos'è sto? Ok, raga, c'ho io. C'ho io il coso. Sì, non è quello, ok. Non è quello l'assassino, perché non. Era dietro di me. Ma come ha fatto questo? Vabbè, proprio una partita. Allora. Cioè, sono andati via praticamente come fulmini. Questo turno sono andati via come fulmini perché quello era un dannato PC player. Io odio i PC player, non so voi, ma io li odio. Poi voi, se siete PC player, fate come vi pare. Allora, siamo all'int. Mamma mia, ecco la casa di Luigi's Mansion in maniero tenebroso. Quello che non volevo assolutamente vedere. Sono lo sceriffo. Sceriffo, mani in alto. Ecco, vedi di non farmi arrabbiare, eh? Ok. Quindi, sono lo sceriffo, quindi devo difendere. Tu. Vedi di non fare passo falso, eh? Ok, meno male. Nel caso prendiamoci anche le monete perché ci serviranno. Ok, ho sentito uno che ammazzava qualcuno. Spero Dio che non era un qualcuno qui. Devo stare ben attento, raga, perché essendo sceriffo posso anche fare una cappellata, quindi posso anche morire. E non è una cosa bellissima. Non è il mio onore di sceriffo. Oh, ma questo sei ancora qua. E vai giù. Andiamo un po' da qua su. Magari vedo un tizio con la spada in mano. Anzi, vediamo un po' tutti assieme. Seguiamo questi due. Cosa fanno? Sai che quello mi sa che c'ha un'aria sospetta perché lui insegue. Vabbè, dai, andiamo insieme, dai. Ok. State tranquilli perché ci sto io. Bendy, tu sei sospetto. Questo qua con la skin di Bendy è un pochettino. Se è la skin di Bendy, è un pochettino sus. Sembra un po' Among Us, raga. Vi sto correndo dietro. Neanche fossi. Boh. Stai attento tu, eh. Lo sapevo che era il creeper, lo sapevo che era il creeper, mamma mia, lo sapevo che era il creeper. Ah, guarda qua che bello, l'eroe, eh? Sono io l'eroe, sì, sono io.
Non mi sta cacando nessuno, a dire la verità. Guardate, però sono stato io coach. Niente, devono vedere tutti gli altri, io devo essere l'unico imbarazzato. Spero che voi non siate scemi. Scemi, in che senso? Vabbè. Tra l'altro, raga, come vedete, ho fatto una carriera molto grande. 105 morti, ditemi voi quale essere in 105 morti muore, però vabbè. Neanche Krillin in Dragon Ball succedeva queste cose, però vabbè. Andiamo avanti. Spero di essere io l'assassino. E invece no, un innocente. Ma è possibile che non mi capita di essere l'assassino? Cioè, magari sono io che sono stupido, che magari ho messo una skin stupida. Che magari non è neanche, però comunque. Venivo con la maschera di Jason, con la skin di... no, cominciato ad uccidere... Innocenti no, eh. No. Guarda qua, che belli fossili. È un museo, sembra un museo, a dire la verità. Non ho idea. Sì, sembra proprio un museo. Ok, devo raccogliere le cose. C'è un uovo di dinosauro. Magari che si schiude il dinosauro, viene e ammazza l'assassino. Magari. Allora, dico a niente. Devo cercare le... Ok, dammi qua. Ok, quello non è, perché mi avrebbe potuto uccidere. Qua, ma che sto a fare il magneto? Allora, è qua dentro la moneta, quindi vado immediatamente. Sheriff. Vabbè, andiamo avanti oltre la mia no anni 90-agine. Tra l'altro, non perdetevi il prossimo video di Giardi di Matte, che ha protagonista un personaggio che pochi mesi fa è saltato fuori dai giornali. Non vi dico altro per non spoilerarvi niente. Avevo provato a caricarlo un video di 50 minuti su di lui, però, perché è un lui, però mi ha detto che c'erano delle scene riguardo copyright, perché avevo preso alcuni filmati che potevano essere di case produzioni Mediaset, quindi ho detto meglio di no. Quindi ho detto lo rifaccio, che almeno forse almeno esce un qualcosa di diverso, ma anche perché non potevo caricarlo. Se c'era copyright, non potevo assolutamente metterlo, ed era una cosa assurda. Abbiamo vinto. Così abbiamo vinto a random. Va bene. Non so neanche chi è stato ad ucciderlo. Ah, era lei che ha fatto a malapena un'uccisione. Cioè, e poi c'è lei che ha ucciso l'assassino. Brava, però, bravissima. Cioè, ti devo dire, però comunque non è la fine. Andiamo avanti, direi di fare un'altra partita. Raga, io sono super contento perché la serie dei gialli, raga, vi sta piacendo. Poi, vabbè, uscirà anche un giallo, ve lo dico subito, di una certa cantante che aveva indietro un passato abbastanza burrascoso. No, non credo, però comunque ce l'aveva. Un altro innocente. Madonna santa, sto facendo sempre l'innocente. Oddio mio, sempre l'innocente. Vabbè, vi stavo dicendo che era una cantante molto in foga sempre negli anni 90, però che purtroppo è morta giovanissima, e in seguito è morta anche la figlia, giovanissima, perché per la continua mancanza della mamma, purtroppo è morta anche lei. Ah, ok. C'è il Giga Chad! Giga Chad, proteggiti tu! Proteggici tu! Pensa al Giga Chad se ci protegge. Vediamo un po' in giro, anche se la vedo. Spero che non sia Giga Chad. No, non è lui. Meno male. Ok, quel tizio mi puzza un pochettino di marcio. Io lo seguo, raga. Io seguo il tizio. Non è lui. Non è per niente lui, quindi... Questo qua mi sa che è un PG Play. Non è lui. Sono 7 rimasti. Qua mi sa che è morto un pochettino... Io prendo ovviamente. Tua zia mi ha fatto scagare in mano. Era sotto il maledetto. E vabbè, giochiamo ancora, raga. Io voglio però vincere da assassino, raga. Cioè, dammi l'assassino e basta. Cioè, se non faccio una partita da assassino,
mi pare veramente un bullismo nei miei confronti, anche perché veramente indosso una skin se vabbè, indosso una skin bellissima, figurati da innocente. Cioè, dammi la moneta, niente, non me la dà neanche la moneta. Però comunque, vabbè, direi di saltare sta partita. Cioè, comunque, raga, mi sembra veramente assurdo che il mio essere assassino è veramente scomparso. Cioè, non ho idea. Magari è un qualcosa mio, però non lo so, raga. Però adesso vediamo un po' con questa partita se divento un assassino oppure un innocente. Ma qualcosa mi dice che sarò un innocente. Gente, o no? Vabbè, giochiamola da innocente, raga. Proviamo a vincere. Allora, una cosa veramente improbabile, perché morirò fin dal principio. Ok, tra l'altro sono su The Hive, che è un server molto molto bello, che è un server tra l'altro fatto bene, ti devo dire, fatto davvero bene. E considero... Ho la dislessia, scusa. E considero soprattutto che questa cosa è molto molto bella. Comunque, degli oggetti che si mettono sul set, tipo le monete anche che saltano. Cioè, una partita durata veramente poco. Cioè, sono le partite più durate, più poco. Ah, è stato Bendy. Vabbè, ci stava che era l'assassino Bendy. Tra l'altro, veramente bella la sua skin, è veramente bellissima. Tra l'altro, lui si chiama proprio Bendy. Cioè, a meno che lui è Bendy, non ha. Tra l'altro, voi lo volete un gameplay su Bendy? Bendy the Ink Machine? Cioè, ci potrebbe anche stare, però non lo so. Guardate, uccisioni dall'assassino 9. Ho fatto veramente pochissime uccisioni. Anzi, no, ho fatto omicidi 83. Rendetevi conto di quanto sono stato sfigato, letteralmente. Dai, vediamo un po' se riusciamo. Madonna, se sono assassino, giuro su Dio, ammazzo tutti. Cioè, vi distruggo. Tra l'altro, questa cosa non l'avevo. Questa mappa è nuova. Niente. Questa mappa è nuova, tra l'altro, perché non ho mai visto una mappa così bella. Cioè, le mappe sono fatte da Dio. Cioè, raga, guardate che belle. Volete, tra l'altro, un ritorno delle costruzioni più belle più belle. Cioè, perché io ho portato un video tempo fa, se non vado errato, sulle 5 costruzioni, 10 o 5 costruzioni più belle che avete mai visto. Infatti volevo riportare la stessa identica cosa. Voi che ne dite, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti se vi va nel vedere di nuovo un video del genere, che per me, raga, va benissimo. L'ametista, tra l'altro bella l'ametista, solo che non ne ho mai trovato un pezzo. Cioè, in miniera non ne ho trovato mai un pezzo. Ok, qua c'è un altare, tra l'altro bellissimo. Cioè, una cosa che io così no, cioè non la farei una cosa così. Ok, qua c'è il detective. Io sto col detective. Ma perché? Ma perché mi ha ucciso? C'è un deficiente. Cioè, il detective è un deficiente. Perché mi ha ucciso? Vabbè, andiamo avanti. Magari questa che si avvia subito. Acquari? Beh, dai, a parte i pesci che sono finti. Però va bene, comunque sembrano belli. Sempre. Vabbè, non fa una piega. Un entro un acquario, io sono l'innocente. Perfetto, raga. Vediamo un po' qui. Niente di particolare. No, un computer. Un computer a che caspita serve a controllare le telecamere, giusto. Vediamo un po' qui, niente. Praticamente il nu... Ah no, ah no, siamo ancora nel museo, pensavo una... Porco... Due. Stavo a dire. Io lo so che non devo andare così impavido, cioè, non devo andare così proprio morente. Cioè, tra l'altro quello non l'avevo neanche visto. Cioè, figuratevi se io vedo un tizio davanti a me con la spada in mano. Cioè, io l'ho visto, ma volevo correre via. Però vabbè. Allora, qui siamo sempre a delle ville, dei palazzi, non ho idea di che cosa siano. Vedo tanta gente tipo di grotto. Era ora che arrivava l'ora dell'assassino. Allora,
cerchiamo di fare attenzione, perché ragazzi, dobbiamo uccidere, ma con calma. Cioè, non dobbiamo farci sospettare che abbiamo una spada in mano. Si dà il caso che devo uccidere una persona quando è da sola, tipo non lo so che cosa, tipo non lo so chi. Tipo potrei fare, non so, qua? Ok, niente di particolare, c'è il... Ok, uno. Vieni qua. Ok, via la spada. Forse mi hanno visto, eh. Ok, ho già fatto... Forse non hanno capito effettivamente chi sono. Però raga, fate... Ok, questo ha notato... Ho sbagliato, raga. Porca miseria. Via la spada. No, ho sbagliato! Caspita! Va bene. Vabbè, raga, l'importante è che sono stato l'assassino. Vabbè che ho fatto tre uccisioni. Vabbè che ho fatto tre uccisioni, ma raga, era bella. Torniamo al lab. Vabbè, raga, questo video delle Murder Mystery è concluso qui. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete ancora video di questo tipo. E io non posso che non dirvi grazie per quello che... Facendo, tra l'altro, ho visto che il video della scuola di mostri vi è piaciuto, perché ho visto tante visualizzazioni, cioè grazie. Però vabbè, niente ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video e dal vostro Matte direi che è tutto. Ciao ragazzi!